Bella raga, qui Daniel per il nuovo episodio del Let's Play. Siamo all'episodio 133 e come sapete già la sfida di oggi è 133 mi piace e 45 commenti. Come sapete il numero di mi piace è quello dell'episodio. Comunque, prima di cominciare questo episodio voglio come al solito fare il piccolo riassunto di quello che abbiamo fatto nello scorso, per quelli che se lo sono perso o per quelli che non sono riusciti a vederlo. E voglio anche leggere i commenti e tutte le cose del giorno per appunto togliercele dalla strada e poter iniziare a fare altro. Comunque, cosa abbiamo fatto nello scorso episodio? Allora, come prima cosa abbiamo creato la vera e propria base della nostra mineshaft. Oggi la porteremo avanti creando una cosa che sarà attaccata ad essa, ma che non c'entra molto con la base vera e propria, però la voglio comunque andare a fare. Poi abbiamo lavorato la nostra scritta di Hollywood, che oggi andremo a finire, visto che devo comunque tornare nell'area e ho comunque il quarzo già pronto, quindi la voglio andare a finire la nostra scritta. Poi cos'altro abbiamo fatto? Abbiamo parlato un po' dei progetti che mi avete consigliato voi nello scorso episodio, che lo facciamo in ogni episodio, però appunto c'erano dei progetti piuttosto interessanti, quindi appunto ci richiedeva di parlare e appunto mi andava di parlare di quei progetti perché erano un po' diversi dal solito e erano piuttosto interessanti. Poi cos'altro abbiamo fatto? Abbiamo parlato come parte finale, come diciamo cosa finale, dei nostri blocchi giganti del nostro della nostra area di testing, possiamo chiamarla così, e appunto abbiamo detto come saremmo andati a farli, quanto lavoro ci servirà per ognuno di essi e cosa andremo a fare con essi. Quindi siamo riusciti a fare un bel po', non siamo riusciti a completare un vero e altro proprio progetto oltre a questi, però alla fine è comunque un bel po'. Comunque nel frattempo, fra lo scorso episodio e questo, sono andato a fare un po' di mining perché volevo recuperare un po' più di item e volevo provare a prendere le più cose possibili per i progetti che arriveranno molto molto presto, ma per ora non li andiamo a vedere. E prima di cominciare questo episodio, come al solito voglio leggere i commenti del giorno, quindi iniziamo subito col primo, che è di Batfio, penso si legga così il nome, penso che sia anche già stato nel commento del giorno, ma sapete che ho la memoria un po' scrausa e non mi ricordo le cose. E cosa ci dice lui? Ci dice tre progetti, tutti sullo stesso genere, sullo stesso stile, e lui ci dice di creare un po' di mistero. Cosa intende con mistero? Beh, lui in questo caso ci consiglia di creare tre diversi progetti, o i cerchi nel grano, che potrebbe essere qualcosa di interessante, magari appunto per far sembrare che sono gli alieni in Minecraft, o che ne so, gli Enderman sono impazziti e stanno facendo qualcosa di strano nel nostro mondo. Poi la seconda idea che ci dà invece di fare la Stonehenge, che sarebbe quel, come si chiama? Non è proprio un monumento, però è una specie di monumento, sono quelle rocce messe a forma di cerchio che più o meno non si sa l'esistenza o non si sa come appunto sono state portate lì o come sono state create. E ci sono tante teorie su questo fatto, però appunto una teoria vera e propria non c'è. E appunto l'ultima idea che ci dà invece è di fare una astronave con tanto di raggio, penso che lui intendeva raggio quello attraente, quello che tipo recupera gli umani dal terreno e appunto li porta per fare gli esperimenti con la sonda anale. E praticamente mi piaceva molto la sua idea perché appunto è questo stile, diciamo, del mistero. L'ho già aggiunto ai nostri progetti perché mi piaceva veramente molto e appunto lo ringrazio per il buon commento, per il commento piuttosto interessante, per le idee interessanti che ci ha dato. Poi il secondo commento invece è di Samuele Verdelli, penso si legga così anche questo, mi dispiace se non voleva che leggessi il suo cognome, non lo potevo sapere, che anche lui ci dà due progetti. Come prima cosa ci dice di fare il blocco di cobblestone per i nostri blocchi giganti, solo che ho scelto altri due blocchi che sono la endstone e i nether brick, che dopo li andremo a inserire ma non importa. E poi cos'altro ci dice? Ci dice due diversi progetti, uno di una cometa gigante che noi potremo andare a utilizzare e creare per appunto magari fare qualcosa di un po' diverso. Ci dice di farla sopra la nostra farm di mucche e di pecore, quindi potrebbe essere qualcosa di carino da fare, però non so se l'andremo a fare e per ora non l'aggiungo perché non sono sicuro se l'andremo a fare, non sono sicuro se saremmo capaci di farla e appunto se verrà abbastanza bene. Guardate che mi ha fregato Smeraldi, non mi ha sbloccato lo scambio della... Ah, ti odio! E il secondo progetto invece che ci dà, che è quello che ho trovato più interessante, è quello di andare nel land e creare delle case per ogni colonna. Allora, io vorrei fare una cosa del genere, che ho già aggiunto nella nostra casa dei progetti, solo quello che voglio andare a fare è fare una specie di colonizzazione del land. Quindi voglio far finta che i nostri villager sono arrivati nel land, non riuscirò a portarli, o forse potrei portarli, però sarebbe un po'
complicata come cosa. E appunto lui ci dice di, o almeno l'idea che mi è venuta a me è quella di fare una specie di colonizzazione del land, dove tutte le vere e proprie colonne in obsidian che sono nel land vengono appunto trasformate dai nostri villager in vere e proprie case, e appunto un villaggio nel land, però non proprio un villaggio, diciamo, e anche tipo... far sembrare che i nostri villager stanno sfruttando Land in qualche modo. E appunto lo ringrazio e ho scelto il suo commento perché appunto mi ha dato questa idea piuttosto interessante. Comunque, lasciamo stare queste cose. Prima di cominciare, prima di dirvi quello che andremo a fare oggi, ho anche la domanda del giorno, che è: perché giochi per la maggior parte del tempo in Peaceful? Perché, essendo un let's play, sinceramente non vedo perché dovrei giocare per forza in normal o in, che ne so, in hardcore o qualsiasi cosa, visto che io più che altro mi concentro su costruire cose, su creare progetti. Appunto non mi piace molto giocare in difficoltà maggiori, oltre al Peaceful, che è quella, diciamo, senza nessuna difficoltà. E per quello appunto che non gioco in Peaceful. Quindi appunto spero di aver risposto bene. Comunque, cosa andremo a fare oggi? Allora, come prima cosa voglio andare a creare i nostri veri e propri blocchi giganti. Voglio andare a fare almeno quello di terra, per poter iniziare, per poter fare lo storage della terra e anche l'inizio del museo. Poi voglio andare nella nostra mineshaft, anzi forse questa cosa l'andremo a fare per prima perché sarà un po' più corta da fare. E nella nostra mineshaft andremo a creare il sistema per poter creare e veramente fare il nostro piccolo sistema con le rail che ci porta in giro per la mineshaft. E poi voglio andare a finire la scritta in Hollywood lì. E come ultima cosa voglio andare a creare un altro piccolo progetto, che è appunto il museo vero e proprio. E voglio anche andare a iniziare questa nostra... come l'abbiamo chiamata? Questa nostra... non so, non mi viene più il nome. Questa nostra invasione, ecco, adesso uso la parola invasione perché non mi viene più quella che ho usato prima. Invasione del land, perché ci servirà un bel po' di lavoro e ci servirà un bel po' di cose per poterla fare. Quindi, appunto, voglio andarla a fare. In più, voglio anche iniziare un nuovo progetto che non voglio spoilerarvi ancora. Quindi ci rivediamo subito appena sono pronto a continuare e appena sono pronto a fare qualcosa di nuovo. Quindi ci rivediamo subito! Ok, il progetto alla quale voglio andare a lavorare ora sarà qua nel nostro Nether. Perché nel Nether? Perché questo progetto appunto ci servirà un bel po' di lava. E per cosa andremo a utilizzare questa lava? Beh, l'andremo a utilizzare tramite un sistema molto molto semplice per andare a cucinare e sfruttarla come fuel, come alimentatore per cucinare tutte le nostre cose. Allora, dovremmo andarlo a fare qua in questa piccola area qua, dove ho già creato un piccolo buco per poter fare il tutto. E quello che voglio fare come prima cosa è dividere in due questa parte, perché da una parte andremo a mettere il nostro piccolo sistema per prendere e utilizzare la lava con le fornaci. In più voglio dirvi che ho visto un forum, anzi un post su un forum, scusate, che mostrava un piccolo sistema che ci permette di prendere la lava in automatico e di utilizzarla in modi strani per metterla direttamente dentro dei secchi. Non so se andremo a fare questa cosa perché richiede un bel po' di redstone e un bel po' di lavoro, però per ora voglio giusto fare questa cosa qua che ci permette di prendere la lava e appunto sciogliere tutte le nostre cose. In più qua ho degli altri item da mettere qua che andremo ad inserire. Ho fatto un'altra ender chest per poterla lasciare qua. E in più qua potete vedere che ho fatto una piccola cosetta per poter uscire. Vediamo se riusciamo anche a fare questa piccola stradina, in modo che possiamo entrare qua nella nostra area tramite questa scala, per non rischiare, per non stare a fare il giro vicino alla lava. Poi con i nostri secchielli che andremo a creare ora, che questi rimarranno qua, possiamo prendere tutta la lava che ci interessa. Per ora prendiamo due secchi, li possiamo mettere dentro le nostre fornaci e possiamo cucinare per quanto vogliamo qua. Adesso stiamo utilizzando la netherrack come esempio, però appunto qual è l'utilizzo e qual è la funzione di questo nostro progetto? Beh, l'utilizzo e la funzione, la prima cosa è che i bucket vengono appunto già mandati qui dentro e noi li possiamo già recuperare, già riempire di nuovo. Quindi per esempio io posso prendere altra lava e posso già rimetterlo qui dentro, in modo che appunto è più o meno automatica la cosa. E in più la lava cucina per molto molto tempo, e anche se non è rinnovabile è molto 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 diciamo facile da trovare, perché guardate qua quanta ne abbiamo. E pensate che ogni singolo blocco di questa nostra area è un blocco che ci potrà appunto servire per sciogliere e appunto utilizzare i nostri item. Quindi appunto non è rinnovabile, però è parzialmente rinnovabile. In più una bucket di lava cucina molto molto di più che un singolo
pezzo di call. E visto che a casa nostra stiamo utilizzando giusto un pelino troppo call, ho pensato che appunto fare questa cosa sarebbe stata piuttosto non solo carina da fare, perché non abbiamo quasi fatto nulla nel Nether se non per le nostre strade, però appunto sarebbe stato anche un po' utile, perché potete vedere che alla fine noi possiamo utilizzare queste due ceste qui sopra per inserire gli item. Quindi possiamo, che ne so, andare a fare un sacco di mining e poi arriviamo qua, ok? Gli diciamo: voglio che tu fai tutti questi nostri item, e intanto stiamo qua a controllare quanta lava ci servirà. Potete vedere che ne abbiamo già cucinati 8 e non siamo neanche a una freccettina, si vede giusto il primo pixel utilizzato di questa fiamma. Quindi potete vedere che la lava è molto molto più forte, molto meglio, diciamo, per sciogliere le cose. Quindi la consiglio a tutti. In più non è neanche difficile da fare come cosetta, richiede giusto una ventina di ferro e un po' di legno, giusto per fare le ceste, e ovviamente le due fornaci. Ma non è così tanta roba, giusto per avere diciamo il fuel infinito al posto di sprecare chili e chili di carbone. Quindi lo consiglio a tutti. Comunque, ora voglio andare a lavorare alla nostra mineshaft. Non voglio stare a farvi vedere perché sarà un po' noioso. Vi farò vedere l'intero sistema pronto una volta che siamo arrivati là e una volta che l'ho finito. Quindi ci rivediamo subito appena sono pronto a continuare, appena ho finito il lavoro alla nostra mineshaft. Ok, prima di passare ad un nuovo progetto che sarà il nostro museo, che voglio farvi vedere fra poco, voglio farvi vedere che ho finito la nostra scritta Hollywood. Non si vede perfettamente perché devo ancora un po' rifare la montagna, togliere quella piccola collinetta che c'è lì, in modo che appunto la scritta si vede bene, precisa, senza problemi. In più qualcuno mi ha detto di sostituire la parola magari Holly o la parola Wood con la parola Dani. Non so se lo andrò a fare, perché mi piace più che altro così avere la scritta Hollywood, che è comunque un classico, quindi non so se lo andrò a fare, ma per ora lo lascio così. Comunque, cos'altro ho fatto nel frattempo? Ho fatto un po' di progresso e portato un po' avanti la nostra mineshaft. Ho fatto un paio di cose piuttosto interessanti. Allora, come prima cosa ho messo le ultime cose che mancavano e non si è fortunatamente rotta la barca, e ho aggiunto anche gli item che mancavano dentro i nostri dispenser per appunto essere utilizzati, tranne nell'ultimo che non ho messo ancora il cibo, perché devo ancora decidere quale. In più qua ho pulito un po' l'aria, ho iniziato a fare un po' di lavori, e qua ho fatto una piccola cosa giusto per mostrarvi quello che andremo a fare. Allora, qua voglio continuare lo stesso stile che abbiamo qua nella base, con i nostri blocchi di legno che fanno tipo da travi da sostegno. In più ogni 5 blocchi, quindi qua, voglio andare a fare delle altre travi a lato, che per ora facciamo con questo tipo di legno qua, però non so se nel futuro le andrò a sostituire con magari o un legno più scuro o qualcosa di diverso, per appunto dare un tono diverso. E ogni 5 blocchi anche mettiamo una luce, quindi non al centro di questi nostri piccoli corridoi, potrebbe essere anzi una buona idea. Quindi mettiamole al centro, vediamo, centriamole qua, perfetto, dovrebbe essere al centro, 1, 2, 3, 1, 2, ok, no, qua al centro non si può fare perché è una forma strana, ma non importa. Però vabbè, metteremo le luci nel soffitto per appunto centrarle e appunto tenere la nostra cosa illuminata. In più avete appena visto come funziona questo nostro piccolo sistema. Allora, quando io passo su questo nostro cavo, e ora non so come uscire senza farlo appunto partire, vabbè, non ce la faccio. Comunque, è vero, posso utilizzare un enderpearl, quindi fatemi utilizzare enderpearl, perfetto. Allora, potete vedere che quando io arrivo qua, l'unica cosa che vedo è questa colonnina e queste due colonne al lato, che forse sono un po' noiose. Magari le prime non le lasciamo, magari lasciamo un corridoio lungo come prima cosa, ma devo ancora decidere. Potete vedere che abbiamo questa nostra questo nostro filo, questo nostro tripwire. Quando ne passiamo, viene sputato un minecart da questo nostro dispenser che è lì sotto. Non si vede moltissimo, però c'è, fidatevi, è lì. E qua a fianco al nostro dispenser c'è un hopper che ci serve per reinserire il nostro minecart, oppure quando siamo arrivati lì lo possiamo rompere, magari anche rompendo la cosa giusta e non la nostra rail. Vabbè, ora la possiamo rimettere. E appunto, cosa fa questo nostro sistema e perché l'ho fatto? Allora, l'ho fatto giusto per semplificarmi il tutto. E se ora riesco a rompere il minecart, potete vedere che torna direttamente nel dispenser. Io lo posso far ripartire senza problemi, e poi qua posso premere il bottone, posso partire, e poi appunto al momento vengo rimandato qua, perché non abbiamo un vero e proprio punto dove possiamo andare con la nostra appunto con il nostro minecart. Però potete vedere che funziona, quindi se io vado qua viene spawnato di nuovo, poi una volta che sono arrivato posso romperlo, e ovviamente se riesco mai a colpirlo nel punto giusto rompendo il minecart, lui tornerà nel suo punto perfetto. E oggi non so perché non ho la mira per giocare, non so, sono da tutto
tutte le parti oggi per quale strano motivo. Comunque, oggi andremo anche a fare dell'altro. Voglio andare a iniziare questo nuovo progetto che vi ho detto del nostro museo. Quindi, visto che non voglio spendere altro tempo, che ne abbiamo già perso un bel po' e appunto non voglio perderne altro per fare queste altre cose, ci rivediamo subito appena sono pronto a continuare e appena sono pronto a farvi vedere il museo e cosa andremo a fare in esso e con esso. Quindi, ci rivediamo là! Ok, ci troviamo qua nella nostra area. Potete vedere che da qua già si vede il nostro cubo gigante di terra. E voglio prendere un attimo, un secondo dal nostro tempo per ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato immagini, screenshot, idee e cose varie per i blocchi e per come potremo andarli a fare. Allora, ho deciso che i due nuovi blocchi che andremo a fare ora o che andremo ad aggiungere saranno il Nether Brick e la Endstone, che diciamo appunto stanno a mostrare e sono creati e andremo a crearli, perché appunto uno è diciamo in composizione del Nether, quindi diciamo che questo nostro blocco di Nether Brick è per il Nether, invece quello dell'Endstone è appunto per l'End. Quindi abbiamo il blocco normale, quello di grass, che in realtà qua è dirt, ma poi andremo a farlo di grass con questi grass block che ho appena preso. Poi abbiamo il mio blocco preferito, Nether e End. Quindi grazie mille per tutti, anzi a tutti, per le idee che mi avete dato. Vi ricordo che io leggo tutti i commenti, quindi se avete un'idea, un progetto, una qualsiasi cosa in mente, potete lasciarla pure nei commenti, io sicuramente la leggerò e non sempre ovviamente la sceglierò come commento del giorno, però avete quella chance di esserlo anche voi. Però appunto vi voglio dire che li leggo tutti i commenti, per quelli che non ci credono, appunto potete magari anche farmi una domanda, vedete che probabilmente ci risponderò nel prossimo episodio. Comunque, cosa voglio andare a fare con questo nostro piccola cosa? Per ora voglio andare a creare una porticina qua, che per ora sarà giusto così temporanea. In più potete vedere che qui dentro c'è un bug enorme, perché l'ho costruita in fretta, no? E appunto la luce, visto che pioveva, si è tipo glitchata in certi punti. È stranissima come cosa. Comunque voglio andare a trovare poi il centro qua, e col centro voglio andare a fare una piccola entrata con i nostri piston. Diciamo che questo è il centro, però non lo è. O forse sì, forse è il centro. No, penso un blocco a destra, però vabbè. E appunto qua sarà il nostro centro. Si apriranno quei blocchi lì con la terra, questi qua, per ora li apriamo giusto per appunto far capire, e appunto noi potremo entrare. E quello che voglio andare a fare è dividere questa parte in due, quindi voglio che questo lato lo facciamo da qua più o meno, da qua voglio farlo tutto per il nostro museo, quindi da questa linea qua che sto facendo ora in poi sarà tutto per il museo. Invece l'altra parte, che sarà appunto di qua da a destra, sarà tutta per il nostro storing di terra. Lo so che è un bel po' di spazio, però voglio fare anche qualcosa di carino, qualcosa di interessante qui dentro, per appunto mettere tutta la nostra terra e tutti i blocchi appunto che c'entrano con la terra, o i blocchi extra diciamo. E qua invece voglio fare come prima cosa una partenza per il nostro Minecraft, quindi da qua partirà il nostro Minecraft. Per esempio, che ne so, da qua ho lasciato i rail a casa, me li dovevo portare, ma vabbè. E appunto da qua partirà, poi ci porterà su per una scala che poi andrà dentro il nostro museo. Come avete capito, il nostro museo sarà diviso in nei nostri diversi blocchi. Però quello che voglio andare a fare qua come prima cosa, prima di partire veramente con il nostro Minecraft, è fare qua un piccolo pannello con appunto che spiega cos'è questo museo e cosa andremo a fare in esso e cosa c'è dentro di esso. E poi qua voglio fare una piccola scala che appunto ci porta su e ci porta alla vera e propria partenza del nostro museo. Quindi qua ci sarà una scaletta a chiocciola, possiamo dire, però non so se l'andrò a fare a chiocciola, potrebbe essere un'idea buona, ma per ora sono solo supposizioni. E appunto qua diciamo che qua sarà la partenza, e da qua partiremo per il nostro museo. E quello che voglio andare a fare è fare una fermata per ogni diciamo cosa che c'è da vedere. Quindi per esempio il primo punto saranno i quadri, giusto un esempio, non è che saranno veramente i quadri. Come ci potremmo fermare ad ogni punto? Beh, andremo a mettere quei nostri rail che ci danno anche la velocità, e andremo a mettere un bottone per ogni fermata. Quindi quando noi arriveremo ad un punto ci fermeremo, perché appunto saranno disattivati, e per ripartire una volta che abbiamo visto la nostra vera e propria costruzione, la nostra esposizione principale, o quella appunto dove siamo arrivati,
possiamo ripremere il bottone per ripartire e continuare per il museo. Quindi sarà qualcosa che appunto si baserà tutto intorno alle rail e che appunto sarà piuttosto interessante da fare. Comunque, ora voglio passare ad altro. Non penso che abbiamo molto molto tempo per riuscire a fare un nuovo progetto, per riuscire a fare altro. Quindi voglio farvi vedere il nuovo biome, anzi quello della foresta che ho finito. Quindi ci rivediamo subito appena sono a casa e appena sono pronto a farvelo vedere, in modo che appunto posso mostrarvelo, posso farvi vedere un po' come è venuto e appunto decidere quale andremo a fare prossimo. Quindi ci rivediamo subito. Ok, eccoci qua nel nostro biome della foresta. Potete vedere che è molto molto semplice, semplicemente un bel po' di alberi in più. Ho messo qualche fiorellino e ho aggiunto anche tre maiali, che spero che questo non si suicidi, perché ci sono stato mezz'ora a portarli su con una scaletta di terra e con le nostre corde, quindi spero che non si suicidino. E appunto non è stato nulla di difficile, è uno dei biomi molto più semplici che esistano. E quello che sarà dopo di questo, quindi il prossimo bioma, sarà la pianura, quindi sarà ancora più semplice, perché sarà questo, però senza alberi e con molta molta più erba, diciamo, e magari con un paio di pecore, un paio di zucche, giusto per appunto dare il feel, dare lo stile della pianura. Quindi no, non sarà così difficile. Comunque, per questo episodio è tutto, spero che vi sia piaciuto. Mi dispiace dirlo, ma siamo già alla fine di questo episodio, siamo già più che oltre ai 20 minuti. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi e fare tutte le cose che vi dico in ogni episodio. Vi ricordo di aiutarmi con i commenti e con i mi piace. Se avete idee, progetti e cose varie in testa, potete pure lasciarmeli nei commenti, perché li leggo tutti, quindi siate sicuri che leggerò anche il vostro. E se avete progetti, potete pure lasciarmeli nei commenti. Aiutatemi se volete con la sfida del giorno, che, come vi ho già detto, 133 mi piace e 45 commenti. E nulla, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi aspetto al prossimo episodio, dove andremo a fare un altro bel po' di cose. E nulla, con questo saluto, bella raga, qui Danifra.